Oggi parliamo di Nicola Conte e del suo concerto all'interno della rassegna Kaleidoscope, promossa da Hungry Promotion. Il concerto era molto atteso, anche perché l'ultimo disco di Nicola Conte è stato pubblicato dalla prestigiosa etichetta Blue Note. Siamo felici di riaprire il nostro anno di appuntamenti culturali con un personaggio che sicuramente è stato uno dei personaggi del 2004 e lo sarà ancora nel 2005. Vi prego di dare il benvenuto a Nicola Conte. Nicola, se ci vuoi raccontare il live, un po' un'anticipazione del live di stasera, tanto sono tantissimi musicisti che... Se ci puoi raccontare cosa sarà il live? Il concerto rispecchia il disco non molto fedelmente, perché c'è ancora più spazio per i solisti rispetto all'album, quindi alcuni brani naturalmente si espandono durante l'esecuzione dal vivo. E poi il suono è quello del disco. D'altronde questo disco io l'ho pensato proprio perché potesse avere una esecuzione dal vivo che non tradisse l'essenza proprio delle registrazioni, quindi è stato fatto con una concezione un po' non proprio di oggi. Questo invece è un disco di jazz acustico, suonato? Sì, acustico. Apparentemente sì, anche se c'è una parte elettronica in questo disco. Il disco è stato prodotto con le più moderne tecnologie, cercando di unire il modo in cui si registravano i dischi 40 anni fa, quindi sulle macchine a nastro analogico e anche con i software più aggiornati, per poter avere comunque un impatto sonoro che non fosse meno efficace rispetto ai dischi registrati invece interamente in digitale oggi. Poi l'altra cosa che volevo con questo disco è che la mia principale preoccupazione era quella di comunicare delle emozioni. Non si può comunicare delle emozioni con la musica attaccata a pezzettini. Bisognava eseguire brani dall'inizio alla fine, tutti quanti insieme. Mayday, mayday, I've been shot, mayday.